Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Italiani in Portogallo, storie di italiani che hanno lasciato l'Italia, si sono trasferiti qui in Portogallo come me e hanno deciso di creare il proprio lavoro. Oggi un nuovo protagonista, anzi una protagonista, un'artista a 360 gradi, ceramista, illustratrice e molto molto di più. Di chi sto parlando? Scopritelo con me. Ciao Kira, buongiorno, benvenuta, come stai? Bene, Lilli, buongiorno, buongiorno a te. Senti, intanto grazie mille per aver accettato questo mio invito. So che stai lavorando abbastanza nelle tue creazioni, anzi, ti vediamo già nel tuo studio che conosco molto bene. Però prima di parlare dello studio, di tutte le tue attività, ti chiederei di presentarti un attimino per chi non ti conoscesse. Io sono Kira, questo è Studio Pango, il mio studio fatto di ceramica, illustrazione. E tanti dipartimenti, piano piano vi racconterò, vi porterò un po' nel mio mondo. Benissimo, Kira, senti, allora raccontaci un po' quando ti sei trasferita in Portogallo e perché? 5 anni fa ho iniziato un percorso qua a Lisbona fatto di ceramica. Mi sono appassionata subito per le mattonelle, per gli azulejos portoghesi. Ero venuta per studiare video animazione, per cui ero nella bidimensionalità, nel computer, nel digitale. In quel periodo facevo video proiezione su pittura e avevo bisogno proprio di oltrepassare la superficie. Le mattonelle sono quello che mettono in relazione il volume e l'esterno, il dentro con il fuori. È una superficie, proprio un limite, per cui ho iniziato a indagare queste facciate, queste superfici proprio. Che poi affascinano tutti, no? Perché chi viene a Lisbona è una delle cose che è inevitabile che faccia è restare estasiato davanti a queste, noi le chiamiamo mattonelle perché effettivamente sono mattonelle, no? Sono ceramiche, famosi azulejos Sì, alla quello che portoghese. dico, esatto. Esatto. E io so che comunque tu ti sei ispirata quindi a questi azulejos mai più tradizionali. Però poi dopo sei andata oltre, no? Quindi hai messo un po' tutte le tue conoscenze che, come tu dicevi prima, va dal digitale, poi ti sei. A me piace molto usare questa espressione, ti sei sporcata le mani, no? Hai messo praticamente le mani nella terra, no? Nella materia prima. Infatti, il fango è proprio questo, no? Una trasformazione. Il fatto di mettere in relazione le mattonelle con l'archeologia e con la contemporaneità, per cui una metamorfosi, no? Un cambiamento di materiale, di stato proprio della materia, che poi può essere trasformato anche in un cambiamento mentale, in una nuova idea, in una nuova storia. Mi piace tantissimo questa metafora perché, come tu sai, io sono un'appassionata di ceramica. Comunque con te tu mi hai fatto anche un workshop, in questo caso però di mosaico, sardine in mosaico, no? Per ritornare a tutti quelli che pensano sia il simbolo di Lisbona. Quindi è stato anche un modo per conoscerci meglio e per entrare poi in questo tuo famoso studio. Kira, tu dicevi quindi che sei arrivata in Portogallo, ti sei appassionata alla ceramica, quindi sei passata dal digitale, che però non hai lasciato, e lo so, anzi, poi tra poco ce lo dici, stai ritornando un po' alle tue origini, senza però lasciare queste altre forme artistiche. Però come mai? Cioè, qual è stato il momento, oppure perché hai deciso, ok, resto in Portogallo, il Portogallo sarà almeno finora la mia casa, qui aprirò il mio studio. Dunque, tanti motivi. Innanzitutto, Lisbona è un fermento di tante culture, di tanti popoli, e poi è una capitale che ha tante realtà in cui in qualche modo sento di appartenere, no? Cioè, riesco a entrare in comunicazione, riesco a far parte, è qualcosa che è diventato mio subito,
le comunità, gli artigiani, abbiamo iniziato subito a lavorare insieme, c'è uno scambio di informazioni, scambio di dati, per usare un linguaggio informatico. Queste piccole attività che sono indipendenti, che sono, fanno un po' da fanno una resistenza a quello che è un turismo massiccio che sta cercando, che sta in qualche modo anche riuscendo purtroppo a cambiare Lisbona e un po' privarla di questa sua storia, tradizione antica. Certo. Certo, e poi tu ovviamente lo stai vivendo anche in prima persona, perché il tuo studio si trova proprio in uno dei quartieri storici che sta subendo questa trasformazione, diciamolo, negativa, no? Che tu sei in moraria ed è effettivamente il quartiere che si sta spersonalizzando, come io dico, no? Sta perdendo un pochino la propria identità, però voi comunque come comunità state cercando di lottare, no? E questo è molto importante per cercare comunque di mantenere, se non di mantenere l'identità, però di creare una memoria storica. Tu magari attraverso la tua arte e altri... Guarda, ho fatto delle casette, perché tutti stanno comprando casa a Lisbona e stanno gentrificando, per cui stanno privando, proprio togliendo, saccheggiando la comunità locale. Ho fatto queste case che sono le Affordable Lisbon Houses, che sono case comprabili, proprio come metafora di poter comprare una casa a Lisbona. In questo modo tutti possono, perché c'è una bolla immobiliare, insomma, questi discorsi che conosciamo bene, che viviamo tutti i giorni, cerco di affrontarle anche in maniera simpatica, divertente, con la ceramica. Ah, è anche poi una polemica, poi, no? che si mantiene, che è, diciamo, è il sottostrato, no? Se vogliamo parlare di strati e di materia, che comunque è una polemica viva e effettivamente è importante. Poi soprattutto voi artisti avete un ruolo molto importante proprio per dichiarare un po' e anche essere portavoci di quello che poi è la comunità, la vostra comunità, attraverso un'espressione artistica. Quindi un modo, no, di far polemica senza retorica, molto, molto crudo, molto secco, e sicuramente un messaggio molto più diretto. Kira, a questo punto quindi ci hai raccontato un po' di come sei arrivata, del perché, importantissimo, tutti i messaggi che ci stai dando. Visto che parlavi delle tue casette, io poi metterò nella descrizione in basso del video comunque il link, anche se tu l'hai già messo nel tuo schermo, per chi volesse poi curiosare, no, sulla tua arte e magari cercare anche queste casette che tu hai nominato, che ho già visto e sono deliziose, soprattutto quella con i panni stesi, è fantastica, mi ricorda Napoli, no? Guarda, io mi parlavi anche dei workshop, no? Abbiamo fatto insieme il workshop delle sardine, che era un raccogliere i frantumi, i pezzetti del passato, delle mattonelle che in questa ristrutturazione di Lisbona, del centro storico, sono state, cioè, si trovavano per terra, e noi le abbiamo raccolte e le abbiamo ritrasformate in un mosaico. Questo è stato uno dei workshop. Un altro è stato Fire That Face, che era Dai fuoco a questo viso, in cui io chiedevo ai partecipanti di modellare un viso del passato, ancora che ritorna, che provocava delle forti emozioni, di trasmettere queste emozioni nella materia, quindi di entrare nella rabbia, ma anche nell'amore, con la delicatezza. Dipende, no? Poi è stato interessante vedere come si sono rapportati i partecipanti. E questo viso di un'esperienza non ancora elaborata, e comunque sia, diventava un oggetto attraverso la cottura ceramica nel forno, che si può scegliere cosa fare, si può decidere se gettarlo nel fiume, metterlo sotto il materasso, è un appropriarsi di un'esperienza. Distruggerlo magari. Oppure metterlo all'ingresso della propria casa.
un'arte terapia praticamente, un processo di arte terapia. Io poi voglio ricordare chi volesse poi, visto che stiamo parlando del workshop di sardine, noi abbiamo fatto anche un video insieme dove faccio vedere proprio la mia partecipazione, metterò sempre il link nella descrizione di questo video, così chi è curioso di dire ma cosa c'entra la sardina, il mosaico, eccetera, eccetera. E poi una cosa che tu hai detto, molto interessante, il recupero, che per me, lo sai, no? Anzi per noi, è un argomento importantissimo proprio per le dimensioni, no? L'aumento dei rifiuti nel mondo, che è un problema gravissimo. Lo so che in questi periodi magari pensiamo ad altro, però è un problema che esiste, che continua ad esistere, che se non ci svegliamo da questa realtà continuerà anche dopo. Quindi il recuperare magari una mattonella, no? Una parte di ceramica che andrebbe nei rifiuti, lo ricordiamo, purtroppo non è un materiale che si può recuperare o si può riciclare, quindi il poterlo recuperare, non so, raccogliendolo da terra o comunque recuperando, a volte si trovano, no? Quando fanno i lavori, magari stanno rifacendo la facciata di un edificio e poi tutte queste mattonelle, se non recuperate, vengono buttate, e quindi recuperare, poi quelle si possono trasformare in arte, e tu lo fai, no? E tu lo fai spesso nel tuo atelier. Ma infatti il significato è importante, così come l'espressione, no? Per questo poi le mattonelle sono importanti per me, perché proprio mettono in relazione l'espressione, cioè il contenuto, l'interno, con la superficie, con quello che è fuori. E questo messaggio è importante e deve, insomma, emergere. Certo. Sì, e so che ora comunque stai anche facendo un nuovo progetto del sapone, no? Lo shampoo sapone, hai fatto delle illustrazioni molto belle di Lisbona Verde, dove praticamente questa natura si sta impossessando, no? Del luogo, delle città, un po' il ritornare alle origini, e sono veramente bellissime queste illustrazioni. E so che tu le stai mettendo, comunque le stai pubblicando sulla tua pagina Facebook, legato ovviamente al tuo atelier. Sì, c'è un libro che è L'autunno del patriarca di García Márquez, in cui questo despota antico, dittatore, è morto da tempo, e a un certo punto la folla entra nella sua villa e che è stata completamente assorbita dalla natura, le vacche che pascolano nella sala da pranzo, la vacca nel balcone addirittura, ma anche la biologia, un libro così tanto. E questo autunno del patriarca io l'ho visto nella quarantena, cioè è stata una visione, insomma, che sto cercando di illustrare, e l'importanza del verde, l'importanza della natura, le radici, ma anche a livello metaforico, insomma, l'opulenza della natura in questi casi, sto cercando di rientrarci un po', di tuffarmi anch'io in questa situazione. No, ed effettivamente, come dicevi, durante la quarantena, vabbè, anche se noi quarantena non si può parlare proprio in termine specifico, no. Però comunque abbiamo visto, no, come la natura, in un certo senso, più che altro la fauna, si sia ripresa di nuovo un po' alle strade, no? Abbiamo visto immagini in tutto il mondo, e un esempio è, per esempio, i delfini qui nel fiume Tago, che prima erano spaventati, no, dall'aumento del traffico navale, non venivano più. Non si allungavano fino addirittura alla parte orientale, restavano al limite di Belém, Alcantara, invece ora addirittura sono arrivati a Park Renaissance, quindi è bellissimo. E questo, se parliamo di fiume, ma abbiamo visto immagini, no, nel mondo, che sono circolate su Facebook, nei giornali, veramente ora. L'ultima, per esempio, l'ho vista ieri del cervo, no, che stava allattando il piccolo in strada, praticamente una strada di una città, e questa per me è una cosa fantastica. Dovremmo un attimino fermarci e riflettere se vogliamo tornare indietro, distruggendo di nuovo la natura, oppure approfittare di queste immagini stupende che sicuramente ci arricchiscono, se ci pensiamo. Magari già il solo fatto che ci donano un sorriso,
Già questa è una grande ricchezza e quindi speriamo di mantenere, no, questo ecosistema che si sta Sì, ricreando. e infatti dicevi del sapone, perché Studio Fango comunque è di tanti dipartimenti. Ho creato questo dipartimento che parla di sostenibilità, ovvero di un discorso ecologico, di no waste, di non inquinare, perché vorrei evitare che tra la terra e l'acqua, cioè il fango, sia fango e non inquinamento. Per cui in questa necessità di lavare, di disinfettare, ho iniziato anche con le illustrazioni, per cui curo la grafica, curo vari aspetti di questo sapone, che di nuovo è darci una lavata di capo, cioè darci una lezione, imparare qualcosa da tutta questa vicenda. Sì, quindi metafora e poi reale, perché poi lo usiamo, no, per Sì, lavarci, infatti. per disinfettarci. I saponi ne stiamo usando tantissimi, quindi ben venga che siano saponi che non, appunto, senza rifiuti e che siano col minor impatto ambientale possibile. Quindi a questo punto già stiamo svelando tantissime cose. Io arriverei alla domanda: cosa bolle in pentola? Se vuoi svelarci qualcosa che stai facendo, che stai per iniziare, progetti, cosa ci riserva lo studio Fango? Studio Fango continua con tante collaborazioni, in particolar modo sono impegnata in una produzione di vasi, dei vasi speciali che poi vedrete, non vedo l'ora di farveli vedere, ma ancora insomma stiamo lavorando, e quindi sarà un vaso che, come dire, stravolgerà il concetto tipico di vaso, di contenitore, e diventerà qualcos'altro, per cui vi tengo in sospeso. In effetti mi stai tenendo in sospeso anche a me, perché non so niente, quindi anch'io ora sono così in attesa, no, di vedere le bollicine nella pentola, e finché non uscirà il vapore da questo coperchio. Oltre ai vasi, hai altro? Prima dicevamo, no, che stavi un pochino ritornando anche al digitale, Sì, all'animazione. So che ti sei dedicata ad alcune. è tutto in adattamento, perché siamo in questa nuova disposizione delle cose, per cui non si possono fare degli eventi, allora bisogna trovare delle maniere per potersi incrastare con questa nuova. Vediamo insomma cosa succederà. È difficile fare dei programmi, però sì, con la videoanimazione sto ancora lavorando. E volevo dire anche che è fondamentale per me nel quartiere Muraria la collaborazione con gli altri artigiani e artisti. E da quando sono arrivata ho conosciuto Maria Caetano, che è una ceramista, che è stata la mia guida e lo è tuttora, con cui facciamo anche lì mattonelle, progetti, tanta ceramica. Questa realtà di scambi e di partecipazione è fondamentale, qua a Lisbona, diciamo. È vero, mi piace che, anzi, Come? mi allaccio proprio a questa cosa che tu hai detto, no? Di questa tua maestra, mentore. Ci sono state difficoltà, tu essendo italiana che sei arrivata in Portogallo e che hai voluto aprire il tuo studio? E soprattutto, quali consigli magari daresti a chi vorrebbe poi seguire i tuoi passi, no? Vorrebbe venire in Portogallo, magari un artista anche di un'altra area, che vorrebbe aprire un proprio atelier o comunque avere uno spazio artistico qui, o a Lisbona, o comunque in Portogallo. Dunque, è importante, ci vuole tempo. Innanzitutto bisogna avere pazienza e tanta voglia, perché comunque sia è quello che poi che muove i vari esseri umani, no? Nelle varie dimensioni, nelle varie forme. E io ancora oggi continuo a conoscere, per cui non è mai abbastanza. Penso sempre di conoscere tutti, di avere ormai possibilità di collaborazione, eccetera. Invece Lisbona è proprio bella perché ci sono tutti di passaggio, c'è sempre qualcuno di nuovo e qualcuno che ha qualcos'altro da raccontare, c'è sempre da imparare, no?
E cosa consiglio? La partecipazione, come dicevo prima, ai vari eventi, alle varie organizzazioni, alle varie. L'anno scorso, a giugno, abbiamo fatto con Renovare a Muraria, durante le feste di Sant'Antonio, che sono state cancellate quest'anno, sai benissimo, una mostra qua sopra, Largo La Rosa. Questo è un quartiere particolare perché stiamo sempre organizzando cose, no? Abbiamo fatto questa mostra, io ho chiamato gli illustratori, gli artisti del quartiere, ma anche ho chiamato degli ospiti internazionali, ho chiamato Mauro Ciccarè, per esempio, Livio Fania dalla Francia, e abbiamo organizzato questa mostra. È stato bellissimo, un momento di festa, e per conoscere bisogna proprio uscire, cioè lasciare il tavolo di lavoro e andare nella piazza, e andare nella strada e conoscere gli altri, perché è quello che poi ti arricchisce. E poi crea comunità, no? È certo, Con lo certo. spirito di comunità e di aiuto, quindi Sì, reciproco. da soli non siamo nessuno, non siamo Esatto, solo. non siamo isole. L'uomo non è l'uomo, essere umano non è un'isola, quindi abbiamo bisogno, no? Delle connessioni, meglio se diciamo dal vivo, quindi non connessioni in senso digitale. È molto interessante quello che hai detto, volevo soltanto, ovviamente, per chi non lo sapesse. Se Rinnovare la Muraria è un'associazione che nasce proprio dall'esigenza dei residenti di questa comunità, quindi del quartiere Moraria, perché effettivamente la storia io la racconto spesso durante i miei tour, però lo volevo giusto dire che era un'associazione culturale nata proprio dai residenti di questo quartiere, perché ovviamente non tutti sanno chi è un. Hanno fatto tantissimi progetti, come sicuramente il murale più fotografato, che ormai si sta un po' distruggendo perché già ha qualche anno, no? Proprio sulle scalette non molto lontane dal tuo atelier, esatto, che è di Nuno Saraiva. Poi hanno fatto questa mappa cartacea dove si indicava appunto i vari ristoranti, in realtà erano trattorie tipiche della zona. Purtroppo quasi il 70% non esistono più, e comunque erano vari progetti proprio per all'epoca era per far entrare le persone in Moraria, perché c'era un po', no, questa etichetta mal posta di essere comunque un quartiere da evitare o malfamato, eccetera, cosa che non è mai stato così. Io lo frequento da praticamente 17 anni, e fu la prima guida a Lisbona a portare gli italiani nella Moraria quando nessuno entrava in Moraria. Quindi per me la Moraria è qui, è il mio quartiere preferito, tutti lo sanno ormai, chi mi legge, chi mi segue, chi ha fatto un tour con me. Domandona finale, Kira. Allora, vuoi restare in Portogallo? Vorresti tornare in Italia? Altra meta nel mondo? Mi manca l'Italia, mi manca la mia terra, mi manca essere indigena del posto, come dire, anche se qui sono sempre stata benissimo, accolta benissimo. E è difficile in questo momento pensare a una prospettiva futura, cioè se prima era già abbastanza nebuloso come fare un programma, adesso lo è ancora di più, per cui io penso che ci portiamo tutti addosso le nostre radici fino a quando trovano un terreno in cui crescere, Certo. e su questo bisogna insomma continuare a annaffiarle, diciamo. Restando in tema, no? Botanico. Kira, benissimo, io ti voglio ringraziare, ci hai dato veramente tantissimi spunti di riflessione, quindi non ci hai solo parlato di te e del tuo lavoro, ma veramente ci hai lanciato dei messaggi interessanti. Sicuramente io mediterò su alcuni di questi. Voglio di nuovo ringraziarti per il tempo che mi hai donato. So che ed è uscito, no, un po' da questa conversazione, che stai facendo veramente tantissimo. Ora io sono curiosissima di questi vasi non vasi, quindi tienimi aggiornata. Segui Studio Fango, così vedrai tutte le nuove produzioni, le nuove collaborazioni. Insomma, c'è Lo tanto. sai che io ti seguo sempre su tutte le reti sociali. Voglio ricordare a chi ci sta guardando ed ascoltando che nella descrizione in basso del video io comunque collocherò i contatti di Kira per chi volesse entrare in contatto con lei, scoprire e conoscere le sue opere, il suo percorso, oppure entrare in contatto per collaborazioni. Chissà, visto che Kira, no, ci
ci ha raccontato comunque che ci sono sempre interconnessioni tra artisti o comunque tra persone, per lei. La cosa bella della parola colleghi è proprio che ci colleghiamo, no? Esatto, la connessione, no? Il collegarsi. Hai fatto bene a sottolineare. Bene, quindi ringrazio Kira, ringrazio tutte le persone che hanno visto questo video fino alla fine, che ci hanno accompagnato virtualmente in questa chiacchierata, la scoperta di un altro personaggio di questi famosi italiani in Portogallo. Oggi Kira, artista, che ringrazio ancora e che saluto. Ciao Kira, grazie, un bacio. Ciao Lili, baci, ciao. Bene, anche questo episodio si è concluso, spero vi sia piaciuto e spero che magari Kira vi abbia un po' aperto un mondo, il mondo dell'arte qui a Lisbona, qui in Portogallo. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, aiutatemi, quindi lasciate un bel pollicione, un like. Se avete commenti, avete domande o magari volete raccontarmi la vostra storia di italiani in Portogallo, scrivetemi qui in basso, io poi vi contatterò, oppure scrivetemi tramite le reti sociali oppure il mio blog. Ora non mi resta che salutarvi e dirvi ciao, alla prossima!